Buonasera e benvenuti a Il Bridge, lo sport della mente. La puntata odierna si apre con il consolidamento del progetto Bridge all'Università Tor Vergata di Roma, che di fatto sta trainando le iniziative di molti altri atenei italiani e che segna ufficialmente l'ingresso di questo sport nel mondo universitario. Il bridge è entrato nell'università, o se vogliamo, l'università ha aperto le porte al bridge. Questo evento, che non esitiamo a definire storico, è infatti il frutto della collaborazione tra il mondo del bridge e il mondo universitario romano. Il progetto nasce circa 3 anni fa, grazie ad un'iniziativa del professore Ercole Bove, subito incoraggiata dal gruppo Angelini e immediatamente condivisa dall'allora preside della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Roma II, professor Agostino Labella. Al professore Labella, intanto diventato prorettore dell'Università Romana, è succeduto come preside di ingegneria il professor Vittorio Rocco, che anche lui ha immediatamente sposato la causa del bridge come materia di insegnamento universitario. Il bridge qui a Tor Vergata era già di casa con il preside che mi ha preceduto, perché aveva avuto già queste iniziative in corso qualche anno fa. Devo dire che quest'anno siamo riusciti a dare ulteriore vigore e linfa vitale a questa iniziativa, che grazie alla grande dedizione del professor Bove e del dottor Angelini, che sostiene tutte queste iniziative, non solo a livello universitario evidentemente, abbiamo potuto fare una serie già di interventi, una serie già di incontri con i campioni del mondo, Versace e gli altri, e ho visto che gli studenti, ma anche i colleghi docenti, sono rimasti particolarmente interessati, tanto interessati che ormai non si sa più quanti siano i nostri colleghi docenti e gli studenti che frequentano il corso di bridge che viene qui tenuto. E questo devo dire con mio sommo piacere, perché questo sport, che abbiamo sempre definito sport della mente, è sicuramente per elezione uno sport che getta le basi nella logica di chi studia poi ingegneria. Io poco gioco a carte, lo devo dire, perché non mi piacciono quei giochi dove la fortuna la fa da padrona. Il bridge non credo che sia uno di quei giochi dove si vince perché si hanno le carte buone, si vince perché si ha la testa buona. Ed è stato così che ai primi di maggio il corso di bridge ha potuto avere inizio. Dopo un'attenta valutazione, per tenere il corso è stato scelto Tony Mortarotti, certamente uno dei più esperti e validi insegnanti di bridge italiani. L'iniziativa ha avuto grande successo sia dal punto di vista numerico sia dal punto di vista mediatico, tanto che nel corso della terza lezione, tenuta nell'aula convegni dell'università, oltre alla nostra affezionata troupe, era presente anche il TG1, che ha ripreso l'avvenimento. Alla lezione in questione hanno presenziato l'intera squadra Angelini, campione d'Italia ed Europa, il preside Rocco e il preside del settore insegnamento della Federazione Italiana Bridge, Roberto Paduan. Il professor Rocco, il dottor Angelini e il professor Bove, intervistati dalla giornalista del TG1 incaricata del servizio, hanno sottolineato quanto possa essere di reciproca utilità l'inserimento del bridge nei corsi universitari, soprattutto in quelli nei quali la matematica, la deduzione logica, il calcolo delle probabilità e le scelte strategiche abbiano un ruolo particolarmente importante. Alle lezioni di Mortarotti si alterneranno alcune lezioni su argomenti specifici tenute da super esperti della materia, ovvero da Francesco Angelini, Alfredo Versace, Lorenzo Lauria, Fulvio Fantoni e Claudio Nunes. È stato in pratica avvertito il dovere e l'esigenza di trasformare successi agonistici ottenuti sul campo in impegno didattico universitario. C'era un vivo interesse, ecco, un vivo interesse, cioè, la domanda e risposta è stata estremamente brillante, anche grazie all'istruttore, che è particolarmente capace, capace anche di interessare i suoi spettatori. E di conseguenza, ecco, questo che era un progetto, un'idea, credo una bella idea, oggi si può dire si è trasformato in una realtà. Speriamo che questa realtà vada fino in fondo, cioè alimenti un interesse sempre crescente fino al punto di diventare anche da un punto di vista numerico decisamente importante, cioè con delle adesioni che giustifichino un po' anche tutti i nostri sforzi. Per quello che riguarda
Me personalmente sono contento di essere, di aver potuto collaborare a tutto ciò, perché in fondo ho vissuto per tanti anni nell'ambiente del bridge italiano, della federazione, della competizione, e quindi poter fare qualcosa in questa direzione, che francamente è socialmente, anche socialmente importante, è una particolare soddisfazione per quanto mi riguarda. Io credo che man mano che andremo avanti verranno fuori delle necessità, delle novità che affronteremo insieme con la federazione, affronteremo insieme con l'università, affronteremo con tutti gli addetti ai lavori, cercando di migliorare, cercando di fare qualcosa che rappresenti un modello importante. Fedele al suo credo didattico, Mortarotti ha fatto giocare i suoi discepoli sin dal termine della seconda lezione. E gli allievi hanno dimostrato di essere dei potenziali bridgisti puro sangue, accalorandosi immediatamente, come fanno di solito i giocatori esperti, in discussioni infinite sul gioco. Certamente nessuno, meglio del professor Bove, padre dell'iniziativa e direttore sportivo del team Angelini, ovvero della squadra più titolata d'Europa e tra le più forti del mondo, può darci un'idea precisa di quanto questo progetto possa dare al bridge italiano. Questo bambino è nato bene, il papà di questo corso è sicuramente il gruppo Angelini, per la passione e per l'impegno che c'è e poi per la garanzia della squadra che ha attualmente 4 titoli vinti quest'anno. La mamma è l'università di Tor Vergata e poi abbiamo uno zio che ci sta vicino, o una zia che è la federazione che ci sarà vicino. Io in questo momento dovrei citare tanti collaboratori e tanti amici e tanti soprattutto addetti ai lavori che hanno in questi 2 anni mi hanno permesso, anche quando ero nel consiglio della federazione, di portare avanti questo progetto. In questo momento sono rilassato, sicuramente giustamente appagato, però appagato soltanto per queste poche ore serali, perché già da domani noi manteremo sempre allerta, abbiamo tutto il corso da portare avanti, abbiamo tanti obiettivi ancora da conquistare. Quindi vi ringrazio dell'assistenza e speriamo di rincontrarci presto in una di queste altre lezioni. Thank you.